13 milioni di tonnellate di blocchi di pietra, sufficienti a costruire la City di Londra, furono trasportati attraverso il deserto. Perché? Quale visione del mondo giustificava una simile impresa? Gli studiosi dicono che servirono da tomba per tre faraoni. Gli egizi avevano creato dei sentieri che conducevano a Iside e a Osiride, gli dei della vita ultraterrena e della resurrezione, gli dei degli inizi del mondo. Gli egizi credevano che ci fosse stata un'età dell'oro, un'età in cui gli dei avevano governato la terra. Dal ventre della dea del cielo erano nati quattro figli con sembianze umane, due dei quali erano Iside e Osiride. Questi due avevano creato il regno del tempo primordiale, che chiamavano Zeptepi. Si trattava di un periodo aureo in cui gli dei avevano governato la terra e vi avevano portato civiltà e conoscenza. L'equilibrio tra il cosmo e la terra era perfetto e ovunque regnava la felicità. Un'epoca d'oro in cui aveva governato Osiride, ma Set, suo fratello, roso dalla gelosia, l'aveva ucciso. E il mondo era precipitato nel caos quando Set ne aveva tagliato il corpo in 14 pezzi, da lui nascosti nel territorio egizio, sul quale erano calate le tenebre e si erano riversati fiumi di sangue. Ma Iside, sposa fedele di Osiride, dopo averlo cercato in ogni angolo della terra, ne aveva raccolto le parti, avvolgendole poi in un tessuto di lino. Iside però non riuscì a ritrovare il fallo del suo sposo. Ne costruì allora uno d'oro, per mezzo del quale si fecondò con il seme di Osiride. Nacque così Horus, infante divino. Sarà Horus il primo uomo Dio che governerà l'Egitto, il primo faraone riconosciuto. Tutti i faraoni che seguirono ritennero per questo di essere delle reincarnazioni del dio Horus. Horus, il dio con la testa di falco, vinse il male e vendicò suo padre uccidendo Set. Iside e Osiride si reincarnarono in cielo, dove entrambi governano la notte e l'oltretomba. Osiride come Orione e Iside come la stella Sirio.